Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Ricetta del cuore: la cottura del grano saraceno. Ricetta base: il grano saraceno trova impiego prevalentemente sotto forma di farina, ma si possono ottenere ottimi e sostanziosi piatti anche usandolo in chicchi. In tal caso è consigliabile non trascurare quelle piccole accortezze che, come abbiamo visto, valgono per tutti i cereali integrali, per quanto esso sia in realtà una poligonacea. È anzitutto opportuno un lavaggio accurato in acqua fredda, sciacquando più volte i chicchi in un recipiente, sino a quando l'acqua risulti limpida e priva delle scorie che di solito salgono in superficie nel corso del lavaggio. Si devono poi scolare accuratamente o addirittura lasciare asciugare prima di una leggera tostatura nella pentola di cottura, rigirandoli con un mestolo di legno per qualche minuto, a fuoco abbastanza allegro. Dopo questa operazione si può aggiungere dell'acqua ben calda, nella proporzione adatta a una giusta cottura, circa il doppio del volume del grano saraceno. I chicchi potranno infine essere cotti a fuoco moderato e pentola coperta in 20 minuti circa. Dopodiché potranno essere mescolati a verdure o a legumi. L'uso della farina prevede ovviamente un metodo di cottura diverso. Anche in questo caso è però preferibile tostare preventivamente il grano saraceno prima della cottura. Dopodiché potrà essere aggiunta l'acqua necessaria alla buona esecuzione delle ricette.